visionando l'emocromo ecco, si evidenzia una alterazione del valore dell'emoglobina, quindi con valori inferiori a 12 grammi per decilitro nella donna o a 13 grammi per decilitro nell'uomo, è utile valutare quali siano le cause sottostanti questa alterazione del valore dell'emoglobina, che appunto viene definita anemia. Le anemie possono essere di svariata natura. Quindi una riduzione del valore dell'emoglobina può dipendere da uno stato carenziale, così come essere collegata a un problema di insufficienza renale che comporta una ridotta produzione dell'eritropoietina, che è un ormone che di norma stimola il midollo osseo proprio per produrre quindi globuli rossi e quindi emoglobina. O se si è di fronte ad un'anemia che dipende, da alterazioni del midollo, quindi nell'ambito delle mielodisplasie, quindi in quel caso sarà utile anche valutare i reticolociti, i cosiddetti globuli rossi giovani, o se l'anemia è collegata a stati infiammatori infettivi, perché ci può essere in conseguenza di uno stato infiammatorio, di uno stato infettivo, un temporaneo blocco midollare, per cui a livello del midollo sostanzialmente non ci sarà la produzione di globuli rossi o magari anche di piastrino, di globuli bianchi, proprio perché temporaneamente c'è questo blocco legato allo stato infiammatorio infettivo.